Cenere e Lazza su Radio Godò, ben ritrovati da Alessia Pellegrino. In queste settimane è ritornato a scuola insieme, no, non Lazza, la persona che vi sto per presentare, è tornato a scuola insieme a Federica Panicucci e poi approfondiremo anche questo, ma il 9 maggio sarà in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con Lo chiamavano Scintilla. Sono molto contenta di dare il benvenuto su Radio Godò a Gianluca Fubelli, ciao, buongiorno! Buongiorno, buongiorno signorina, ciao Lazza! Lazza. No, non è qui Lazza, c'è solo Cenere qui, non c'è Lazza. Vabbè, spolvera, è facilissimo. Allora, buongiorno, come stai? Io sto benissimo, adesso che sei in collegamento con noi di Radio Godò ancora meglio, perché abbiamo sfiorato un litigio fuori onda, eh? Sì, sì. Ha preso, mi ha detto che sono simpatico. Signorina, la confidenza va conquistata, mica si prende così, giusto? Certo, che puoi dirmi tutto così? E poi se ti manco così tanto, perché non mi chiami più spesso? Ma sarà fatto, guarda che io ti prendo in parola, Gianluca. Ma sì. Ecco, allora parliamo Avvisami. Ti avviso, certo, chiaro, non è che ti faccio le improvvisate, le sorprese. Alle 11 di solito sono in bagno. Ah. Stavolta ho dovuto spostare gli equilibri. Ok. Ragazzi, io vi chiedo scusa, ma io lo dico subito, io avrò difficoltà a fare questa intervista perché io veramente amo la sua comicità e quindi mi fa ridere sostanzialmente. Allora Gianluca, un attimo di ordine, anche se fai capoclasse a Back to School, in realtà sei un casinista, però andiamo con ordine. Io voglio parlare prima dello spettacolo che sarà in scena il 9 maggio, come dicevo poco fa, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, perché sarà un vero e proprio one man show. Sarà un one man show, però si può dire one man show a quest'ora? Sì, si può. Allora, un one man show dove ci sono io, però in realtà poi verranno altre due persone che sono famosissime, sì. Che sono Giulio Cesare. Ah, addirittura Giulio Cesare. Sì. E il più bello d'Italia, Romolo Prince, però ci vengono a trovare solo all'ultimo, così per salutarci. Ok, quindi grandi ospiti sul finale di questo spettacolo. Io spettacoli teatrali ne ho fatti, un po' di commedie, poi turbolenti e tutto quanto, ma siccome quest'anno ho fatto, tu dirai, non li dimostri, sembri un bambino, ho fatto 50 anni. Ah sì, si vedeva insomma. Il giorno di Pasqua, mi sono voluto regalare, visto che ancora non ho avuto la crisi di mezza età, mi sono voluto regalare una cosa che volevo fare da tempo, ma per questioni di tempo non facevo. Okay. Ed è questo spettacolo teatrale. Ok, è uno spettacolo teatrale in cui tu ripercorri un po' tutta la tua vita. Sì, anche il percorso scolastico, ma non quello di Back to School, No. Quello un po' più drammatico, vero, della vita, insomma. Sì, ma tu veramente sei stato un disastro, posso permettermelo, però sei stato veramente, hai avuto una carriera scolastica. Avevamo appena litigato. Ma è una carriera scolastica disastrosa, lasciatelo dire, sei stato espulso in quarta elementare dalle suore, bocciato due volte in seconda media, poi sei arrivato anche nel mondo del lavoro e anche lì... Ma tu non pensi che dietro ci sia stato un complotto o un qualcosa del genere? Non pensi che ci sia stato dell'accanimento contro un ragazzo simpatico? Che tutti volevano fuori? No, secondo me eri un casinista assoluto e facevi sempre baldoria. Ma sì, allora adesso parliamo di te. Sentiamo. Cosa combinavi? Dai, allora, io non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto un debito scolastico. Amicizie, queste amicizie. Poi? Nella vita poi mi sono laureata in giurisprudenza, faccio l'avvocato e in più conduco questo programma. Sei laureata? Ma parliamo di te, per favore, voglio parlare del tuo spettacolo. Sei proprio un avvocato, guarda. No, voglio approfondire un attimo questo aspetto della scuola, perché mi fa... Allora, signori della corte. Signori della corte, vorrei approfondire questo aspetto della carriera scolastica di Gianluca Fubelli in arte scintilla, perché attualmente ogni mercoledì, ancora per 4 mercoledì, è in onda su Italia 1 insieme a Federica Panicucci, lui fa il capoclasse di questa classe per l'appunto, e mi fa simpatia che tu sia a teatro con uno spettacolo in cui ripercorri anche gli anni della tua scuola e parallelamente in televisione in un'altra scuola. Ti è mancata proprio sta scuola? In realtà è stato talmente drammatico che ritornarci la prima volta, cioè l'anno scorso, da ripetente, mi ha riportato in quel dramma lì, con mia madre che mi ha cazziato nella stessa maniera che mi cazziava in quegli anni. Mi fai vergognare e tutti voi diranno che non ti ho fatto studiare, la stessa cosa, proprio mi ha fatto rivivere tutta quella sensazione lì. Quest'anno quando me l'ho richiamato ho detto no ragazzi,
non ci vengo. No, oh, dai. Dicevo, no, ma no, tu non sarai interrogato, cioè, avrai un altro ruolo, poi lo troviamo. Ci siamo messi lì e visto le qualità, viste poi capoclasse. Capoclasse. Visto anche il livello di ignoranza di alcuni. Esattamente. Tu sei esattamente il capoclasse di una situazione del genere. Ovviamente. Poi mi sono divertito, lo sai? Dimmi qualche retroscena. Con Federica mi sono divertito tantissimo. Loro non si aspettavano né questa interazione e non si aspettavano che Federica, ormai da anni su Mattino 5, che è comunque molto impostata, molto giornalista, tutto quanto, tornasse ad essere così... Spensi un po' più leggera, un po' più leggera. Cioè, esatto. Invece... Beh, dai, sì, un po' di scemitudine, abbiamo messo un po' quella roba lì. Ci siamo proprio divertiti, tant'è che a un certo punto il capo progetto, già dalla terza puntata, il capo progetto è venuto lì e dice: ragazzi, un po' meno, siete voi due che fate più bordello di... Della classe. Sì, siete voi due che fate più casino. Invece noi dovevamo un po' tenere le fila, e invece giocavamo, ci prendevamo in giro, facevamo botta e risposta, sfidavo lei a rispondere prima degli alunni, perché vedevo che comunque non le sapeva, sai, tutte queste cose qui. Scusami, ma una nota che ti hanno messo a scuola per qualcosa che hai fatto, te la ricordi? Io me ne ricordo una per qualcosa che non ho fatto. I compiti. No, allora, c'era il mio amico, che ai tempi si chiamava Cipolla, seconda media, poi dice, guarda, è accanimento, che stava su una gamba della sedia, era l'ora di religione. Mm-hmm. Io stavo lì che facevo i fatti miei, e lui stava su... buttato indietro su una zampa sola della sedia. A un certo punto prende, cade, cerca di aggrapparsi a me, non riesce, cade giù. Il prete, padre Martino si chiama, ha visto la scena, prete. Mi si avvicina, mi prende per il braccio e mi sbatte fuori dalla classe. Poi la nota è stata, l'alunno Fubelli ha fatto cadere volontariamente il suo compagno di classe, Palumbaglio, e poi ha fatto finta di niente prendendo in giro il professore. Cioè... E invece io non stavo facendo niente lì. Stava disegnando, dimmi, povera stella. Dimmi lui. Se non è accanimento. Beh, in questo caso un pochino di accanimento c'è, ma evidentemente ne avevi combinate talmente tante prima che ti hanno messo anche quella, te l'hanno inserita in più, infatti, capito? Infatti, mia madre ha detto, te la meriti, anche se non hai fatto niente stavolta te la meriti. Povera donna, guarda, sì, povera donna. Sì, guarda, povera. Tu peraltro sei cresciuto al Trullo, qui a Roma. Sì, bellissimo il Trullo, che adesso è tutto colorato, non so quanto non passi da quelle parti. E poi sei andato altrove per la questione nota della fuga dei cervelli. Sì. Fai pure come se fossi a casa tua. È stata una fuga dei cervelli e il mio è stato uno dei primi. Ho notato. Mm-mm. A fuggire e siamo andati a cercarli. Ma è più tornato. Senti, ma non smetti di prendermi giro. Avvocato, e guarda che qui siamo... È più tornato. Mi mando contro. No, assolutamente, non potrei mai, perché io adoro te come comico, e te lo dicevo anche a microfoni spenti, adoro il tuo modo di fare comicità perché è molto spontaneo, genuino e rompe un po' gli equilibri. No, io invece voglio dire a tutti coloro che sono all'ascolto di non perdersi l'appuntamento di martedì 9 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, proprio come dicevo, perché c'è questo one man show, lo chiamavano Scintilla. Ma non ne faccio più, quindi per favore approfittatene. All'interno dello spettacolo lo spieghi una volta per tutte perché ti chiami Scintilla? Vabbè, non posso spoilerare questa roba qui. No, ho detto solo se lo farai nel bel... Non posso spoilerare neanche niente. Se lo farò, perché magari un giorno ci sarà un sequel, continuavano a chiamarlo Scintilla, che ne sai? Scintilla ancora, magari, ancora un altro, Scintilla ancora. Ancora Scintilla, esatto. Ma quando cresce questo? È il prossimo sottotesto. Va bene, Gianluca... Aspetta, l'ultima indicazione. Ci sarà giovedì Back to School questa settimana. Ah, ok, perdonami. Lo faranno di giovedì, è una notizia che è uscita ieri, quindi vuole giusto per dirtelo. E domani, attenzione... Attenzione. No, lunedì su Canale 9 ci sarà un Only Fan condotto da Elettra Lamborghini, Pampers. Dove ci sarò anch'io che faccio il mio primo monologo televisivo. Caspita, allora non possiamo perdercelo. Visto quante cose? Mamma mia, grazie, mi ha dato anche qualche scoppetto. E poi il 20 maggio mi sposo. Ecco, io questo lo sapevo, ma non sapevo se potevo dirlo. Il 20 maggio mi sposo. Tanti auguri. Allora. Tanti grazie, auguri. Sono felice. 50 anni fantastici, voglio dire, no? Sei impegnato con... 51. Che fai? 51, vado in depressione, basta. Faccio più. Lasciamo perdere, Gianluca. No, assolutamente. Tanti cari auguri. Tanta, grazie. Ovviamente, fortuna, in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Grazie, perché sono fra coloro che godono dei tuoi monologhi, delle tue battute.
quindi hai alleggerito le mie giornate così come quelle di grazie. Coloro che sono all'ascolto, quindi grazie, grazie. Di cuore. Questo è veramente un bel complimento, mi piace tantissimo e mi fa piacere, come ho detto, mi piace, sono molto di compagnia, no? Quello che riesco a trasportare sul palco o in una trasmissione televisiva è quello che era a scuola e che non era apprezzato ai tempi, ecco. Hai capito? 1-0 per Gianluca, hai capito? 1-0. Ciao Gianluca, grazie di cuore. Grazie.